Vediamo un attimo. Dobbiamo fare un'intervista autoreferenziale. Ecco. Siamo... Ma un'intervista a tre, facciamo tutti insieme. No, dite una cosa a tre tutti. Comincia Antonello, poi può passa Paolo e alla fine andiamo a Giulio. Antonello, vai con la tua esperienza di nome, cognome e basta, Vai. Ciao, mi chiamo Antonello Caggiari, sono di Sassari, nome e cognome. E sono nato nel 1969, così se qualcuno vedrà questa intervista fra 20 anni, capirà fra 20 anni quanti anni ho. Va bene, sì, partecipo a questo progetto Aria perché io ci credo. Ti tende le aria. Firmate crocetta. Vabbè. Onde invalidare il proprio voto, ma non si uscire. Non ci sono. Ma no, è per me. Fabrizio, firma tu, gli altri due. Allora, rifacciamo. Pronto? More, puoi arrivare. Ciao a tutti, sono Paolo Lucchetti e vengo da Roma. Poi? Che cazzo, hai preso la No! Ciao a tutti, sono Paolo Lucchetti e vengo da Roma. Beh, che dire, il progetto Ariel mi ha subito conquistato, anche perché sono stato il primo, quindi è quello che ha fatto. Diciamo, avevo i pedicelli quando ho iniziato questo progetto. E questo dimostra però, il fatto che se uno crede in un progetto, lo segue fino alla morte. E quindi questo, la morte del progetto, non deve essere la morte del progetto, perché con la condivisione, visto che siamo tutti su Facebook, moriamo noi col progetto. State zitto. Visto che siamo tutti sulla fatica. Se, vedi, perché se Antonello Caggiari può cambiare, tutto il mondo può cambiare. Quindi Antonello Caggiari è l'esempio di uno che non cambierà mai. No, appunto, bisogna dare stimolo, perché se Caggiari ce la può fare, ce la può fare anche il progetto di Ariel. Quindi deve essere da monito questo, un monito per fare bene, un monito per avere una condivisione, visto che siamo tutti su Facebook, una condivisione naturale del rapporto umano. E Francesco, questo lei è maestro. Del rapporto umano. Ok? Quindi accorrete artisti, vi reputate artisti? Accorrete, anche se non vi lo reputate, lo faremo reputare noi, perché noi siamo in grado di poter tirare fuori l'artista che c'è in ognuno di noi. Quindi viva il progetto Ariel, viva l'Italia, viva Francesco Olivier! Buonasera o buongiorno, dipende da che ora state guardando questo promo. Io sono Giulio Corsetti, adesso sono arrivato all'età di 29 anni. È passato un po' di tempo da quando ho conosciuto il maestoso Francesco Olivieri. Ok, che... sono senza parole, non per l'emozione, ma per la durata di tempo che me l'ha strappate. C'è stato... Io ho iniziato questo progetto 5-6 anni fa, credo. Sì. C'è stata subito una forte empatia, perlomeno personalmente, quando ci siamo conosciuti. Confermo anch'io. Con Francesco, grazie. Una full immersion anche allo stesso momento, emotiva. Ci siamo per varie vicissitudini separati fisicamente, ma il nostro rapporto cordone ombelicale è rimasto e non si è mai spezzato. Credo sia la caratteristica che segna poi i veri rapporti umani che si hanno quando si incontra una persona, anche se è una cosa già ripetuta. Io devo dire che in un mondo artistico come questo è un
una rarità e un pregio aver avuto questa occasione. Perciò viva Ariel, viva Valerio. Ma tornando, come ti sei trovato? Cioè nella situazione sì. di oggi, cosa hai provato di diverso? Cosa hai visto che ti ha un attimo... È proprio questa la cosa bella, e te lo dico veramente con il cuore, non ho provato differenza, non ho provato cose diverse, proprio perché l'empatia e quello che ho provato il primo giorno l'ho riprovato anche oggi, riprovando tecnicamente tutti insieme. Ho sentito le stesse vibrazioni di quando feci il provino nel lungo giugno, 2009, non ricordo l'anno. 2009, lo dico io. Bocciava la street.